Il 29 settembre 1911 i soldati italiani sbarcano a Tripoli. L'Italia dichiara guerra alla Turchia per il possesso delle colonie della Tripolitania e della Cirenaica. C'è anche la prima flottiglia d'aviazione, al comando del capitano Carlo Piazzi. Una decina di aerei Bleriot e una Taube, una colomba acquistata in Germania. Il tenente Gavozzi è il pilota della Taube. Durante una normale missione sarà il primo a gettare da un aereo tre piccole bombe. E questo il primo bombardamento aereo della storia. La guerra in Libia contro la Turchia dura oltre un anno. Il 18 ottobre 1912, a Losanna, i turchi firmano la pace e riconoscono all'Italia la sovranità sulla Libia, su Rodi e le altre isole del Dodecaneso. Si conclude così un conflitto che ha impegnato oltre 100.000 soldati, con la spesa di 1 miliardo di lire di allora. L'opposizione accusa il governo e il presidente Giolizzi di aver scelto un obiettivo sbagliato, perché la Libia non è un mercato per le nostre esportazioni e non costituisce uno sbocco significativo per i milioni di disoccupati italiani. Non si sapeva allora che in Libia c'era uno dei più importanti giacimenti di petrolio del mondo.